Bentrovati alla terza edizione della TG6, apriamo con la politica. La nuova giunta di Marco Alessandrini vede l'ingresso di tre nuovi assessori. Loredana Scotolati sostituirà Sandra Santavenere, Stefano Civitarese sostituirà Adelchi Sulpizio e Antonella Allegrino sostituirà Veronica Teodoro. Nuove deleghe poi assegnate ai consiglieri Riccardo Padovano e Adamo Scurti. Francesca Romana Testi. Una settimana esatta per ufficializzare le nuove nomine. A Pescara il sindaco Marco Alessandrini ha sciolto tutte le riserve dinanzi a un numerosissimo pubblico composto da opposizione e stampa. A lasciare il proprio posto, come trapelato qualche giorno fa, Sandra Santavenere con delega all'edilizia, Veronica Teodoro con delega al sociale e Adelchi Sulpizio con delega ai tributi. E qui naturalmente c'è anche un pensiero di gratitudine nei confronti degli uscenti che hanno contribuito a questa prima fase. Noi siamo una comunità politica consapevoli che questo tipo di avvicendamento sono sempre momenti non agevoli, però abbiamo chiesto a loro e alle forze politiche naturalmente un sacrificio in nome di un interesse superiore che è quello di Pescara, perché dobbiamo in questa seconda fase, messa in sicurezza i conti, dobbiamo partire, dobbiamo rinnovare il nostro impegno per lo sviluppo. A sostituirli saranno l'architetto Loredana Scotolati, l'avvocato Stefano Civitarese, ordinario di diritto tributario presso l'Università d'Annunzio, e Antonella Allegrino, attualmente consigliere del CDA della società aeroportuale Saga. Prima della presentazione il sindaco ha voluto spiegare motivazioni e difficoltà che hanno reso necessario il rimpasto di governo, consapevole dell'area di insoddisfazione creata nei confronti degli esclusi. Sono sostituzioni che vogliono andare nel senso di un efficientamento del funzionamento della macchina amministrativa. Non è questa la sede, non siamo a scuola, non diamo pagelle. Io penso che tutti gli assessori abbiano speso tempo, passione, dedizione e interesse alla causa. Tra le novità annunciate da Marco Alessandrini anche la ridistribuzione di deleghe ad alcuni consiglieri, trasformati così in consiglieri delegati. A Riccardo Padovano la portualità e ad Adamo Scurti quella ai rapporti con federazioni sportive. Resta ancora da fare chiarezza sulla ridistribuzione di tutte le altre deleghe e anche dei nuovi ruoli che verranno distribuiti a coloro che sono rimasti in squadra. Questo è un passaggio sicuramente non agevole, perché io so che questo è il palazzo della politica, però so anche che io, oltre che a parlare con gli uomini della politica, devo parlare con la città di Pescara, e si è avvertita una necessità non solo del sindaco ma più ampia naturalmente di garantire una fase 2 di sviluppo con degli avvicendamenti che certo non sono semplici, che certo lasciano delle distanze che però vogliamo colmare, consapevoli che un progetto politico significa mettersi a disposizione e con l'idea che comunque c'è spazio per tutti in una comunità politica che voglia definirsi come tale. Cambiamo argomento, toccare con mano le bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali dell'Abruzzo. Tutto in un unico evento, dal 26 ottobre al 2 di novembre, spazio all'Abruzzo Open Day, una nuova modalità di promozione turistica che intende destagionalizzare l'offerta vacanziera regionale attraendo nuovi visitatori. Oggi c'è stata la presentazione a Roma nella cornice della Casa del Cinema di Villa Borghese, più di 45 i giornalisti accreditati all'evento delle maggiori testate nazionali e internazionali. Alfredo Primante. 200 eventi sparsi sul territorio abruzzese, avventure, esperienze e intrattenimento, tutto in 7 giorni dal 26 di ottobre al 2 di novembre. E l'Abruzzo Open Day Winter, l'evento organizzato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con le DMC, che punta a far conoscere, toccando con mano, tutto quello che l'Abruzzo può offrire. Abruzzo Open Day è una vetrina, la vetrina dell'Abruzzo per tutte le sue eccellenze, le sue emergenze, le sue particolarità, le sue unicità, che praticamente si offre alla degustazione e alla fruizione di quelli che forse non sanno che Abruzzo può essere una destinazione. Forse gli abruzzesi sono stati bravi a raccontarsi tra loro, però poco bravi a farlo con gli altri. Adesso con l'Open Day si cerca appunto di incrementare anche l'incoming. In questo posto speciale
Noi però abbiamo avuto, non è diventato diciamo, una grande meta turistica per due motivi fondamentali. Il primo è che non abbiamo fatto nessuna promozione. La promozione turistica oggi si fa con strumenti un po' più moderni, evoluti, non si fa più partecipando a un po' di fiere. Oggi qui stiamo inaugurando un approccio completamente diverso. L'altro è avere il prodotto, perché il prodotto, per promuovere qualcosa ci vuole il prodotto e non basta essere una regione bellissima. L'Open Day lancia la stagione turistica invernale, ma soprattutto testa la nuova rete turistica regionale, lasciando in dote una piattaforma informatica unica per la prenotazione delle strutture alberghiere. La possibilità di avere a disponibilità di una piattaforma di booking, che è molto importante perché consente anche una crescita, un'alfabetizzazione digitale di tutto il sistema ricettivo abruzzese importante. Abbiamo anche previsto una guest intelligence, un sistema di monitoraggio del sentiment dei turisti che verranno e la possibilità di quindi avere un riscontro in tempo reale di quelli che sono i commenti, i giudizi sia sull'evento, sulle strutture, sui territori, sulle destinazioni. Per aderire all'Open Day Winter basta registrarsi sul sito www.opendayabruzzo.it, scaricare il voucher e selezionare le esperienze suddivise per categorie. Per i ragazzi fino a 12 anni per notte ed eventi sono gratis, mentre per gli adulti ci sono tariffe ed offerte vantaggiose, come una notte gratis su 3 oppure 2 notti gratis su 6, con prezzi per doppie in bed and breakfast tra i 60 e i 100 euro a seconda della categoria di hotel. Sicuramente il turismo sta cambiando molto, c'è moltissimo turismo asiatico, moltissimo turismo cinese e probabilmente bisogna più rivolgersi a questo tipo di turismo, cioè a un turismo che però sarà lui in qualche modo che bisognerebbe studiare un po' di più e capire che cosa in un posto come l'Abruzzo va a cercare. E cambiamo nuovamente argomento. Commercianti del centro di Teramo sul piede di guerra per il ritardo dei lavori su Corso San Giorgio. I negozianti chiederanno il risarcimento danni al comune e non solo. Ania Cantagalli. Un presidio permanente dei commercianti da oggi in poi, perché adesso l'attesa per la fine dei lavori per il corso comincia ad essere davvero troppa. Assolutamente sì. Questa manifestazione è stata organizzata nei confronti della sovrintendenza proprio perché i tempi loro non coincidono con i nostri. Noi purtroppo dobbiamo dare risposte alle nostre aziende, ai nostri dipendenti e quindi le risposte sono immediate. Per loro più passa il tempo e più diciamo, per loro può andare bene, perché purtroppo la politica è anche questa. Vediamo che per alcuni aspetti il comune è anche vittima della sovrintendenza, ma non quanto noi. Ma nello stesso tempo però è responsabile perché ha messo in moto un meccanismo per con il quale ha perso il controllo. Quindi essendo il comune l'ente appaltante è il principale responsabile di tutta questa operazione per come è stata gestita. Poi la sovrintendenza sappiamo benissimo tutti i danni che ci sta arrecando. Avete intenzione di chiedere un risarcimento danni anche al comune? Stiamo valutando questa opzione proprio perché ci sono delle attività che sono davvero in forte sofferenza. Chiederemo, stiamo valutando con gli avvocati se ci sono queste possibilità che attueremo e metteremo poi in pratica. Pare che questa benedetta commissione della sovrintendenza che si dovrà riunire già con forte ritardo ai primi di settembre si riunirà forse l'11 ottobre. Basta con le commissioni, qui bisogna operare, agire e vedere che soluzione dare per far sì che almeno al più presto ci risia tutta, non dico il pavimento perché ci stanno quegli altri problemi, ma almeno sia rifatto il massetto fino a Piazza Garibaldi al più presto. E la Guardia di Finanza di Avezzano ha scoperto una maxi evasione legata al commercio di tartufi. Daniela Rosone. La Guardia di Finanza di Avezzano ha concluso specifici ed approfonditi controlli a tappeto nel settore dedito alla commercializzazione dei tartufi, scoprendo un sofisticato meccanismo evasivo delle imposte sui redditi, circa 1,6 milioni di euro e dell'IVA, importi superiori a 1,3 milioni di euro. Gli imprenditori che acquistavano tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali sono tenuti, in base alla normativa fiscale vigente, ad autofatturarsi gli acquisti. Dunque la fattura, anziché dal raccoglitore, è emessa dall'impresa stessa che acquista i tartufi. I raccoglitori dal canto loro hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta contenente le proprie generalità e quelle dell'impresa, riportando nella dichiarazione dei redditi gli importi ricevuto. Nonostante ciò, le società verificate non hanno rivelato i nomi dei cavatori occasionali, motivando questa scelta con l'esigenza di conservare il loro
loro anonimato ed evitare che gli stessi passino alla concorrenza. Non hanno poi esibito alcuna documentazione attestante l'effettiva cessione del pregiatissimo oro nero. È stato altresì rilevato che per i pagamenti del rinomato prodotto venivano sborsate ingenti somme di denaro contante, violando sistematicamente la normativa antiriciclaggio che prescrive l'obbligo della tracciabilità delle movimentazioni quando oltrepassano determinate soglie. Sono stati infatti riscontrati trasferimenti di denaro contante superiori ai 2 milioni e mezzo di euro e contestualmente ai responsabili delle avvenute transazioni sono state comminate in questa operazione denominata oro nero sanzioni superiori agli 80.000 euro. Sono in corso controlli volti ad individuare ulteriori raccoglitori occasionali di tartufi che operano nel comprensorio marsicano, in spregio alle disposizioni legislative che impongono invece tutta la documentazione della cessione del prodotto. Prosegue senza soluzione di continuità dunque l'attività delle Fiamme Gialle abruzzesi a contrasto dell'evasione fiscale e dell'illegalità economica, a tutela delle imprese, dei professionisti e dei cittadini onesti che superano nella piena e completa osservanza della legge. Un frantoio trasformato di fatto in un birrificio in maniera del tutto abusiva per la struttura individuata dai carabinieri del NAS di Pescara nell'area frentana in provincia di Chieti. La ASL ha disposto la sospensione dell'attività. La birra, circa 300 bottiglie, è stata sottoposta a sequestro sanitario perché preparata con materie prime non rintracciabili e in assenza di un piano di autocontrollo aziendale. Elevate sanzioni per circa 6.000 euro. L'ispezione dei militari del NAS che ha portato a individuare il birrificio abusivo rientra nell'ambito dei controlli alle aziende produttrici di conserve alimentari. È stato accertato che la struttura non aveva nessuna autorizzazione per condurre l'attività di produzione ed imbottigliamento di birra artigianale che era stata allestita nei locali del frantoio. La birra, come altri alimenti e bevande sprovviste di rintracciabilità della filiera, può rivelarsi potenzialmente pericolosa per la salute e ciò comporta sequestro di distruzione e sanzioni. No del Consiglio regionale al progetto di ampliamento delle autostrade A24 e A25, chiesti invece interventi per la sicurezza. Giorgio Alessandri. No al piano di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, la cosiddetta strada dei parchi per complessivi 5,7 miliardi di euro incentrato su nuove gallerie, con il cambiamento sensibile dell'attuale tratta e con l'eliminazione dei viadotti, sì ad interventi antisismici su questi ultimi e in genere sul percorso esistente. È questa in sintesi la posizione adottata dal Consiglio regionale con un documento votato a maggioranza del centro-sinistra nella seduta straordinaria dedicata al progetto di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. Il Consiglio ha dato mandato al Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e dell'Esecutivo di promuovere concrete azioni politiche nei confronti del Governo nazionale, da condurre sinergicamente alle attività dei parlamentari abruzzesi, affinché la società Strada dei Parchi S.p.A. predisponga un piano di interventi atti a garantire l'adeguamento antisismico dei viadotti esistenti nell'attuale tracciato delle autostrade A24 e A25, secondo quanto previsto dalla legge 228/2012. Nel documento si impegna il Presidente D'Alfonso anche ad aprire un serrato confronto con il Governo e la società concessionaria Strada dei Parchi per la verifica puntuale dell'assolvimento degli obblighi previsti nella Convenzione risalente al 2001 e ad ottenere importanti investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento della linea ferroviaria Pescara-Sulmona-Roma risalente al 1880 per portare i tempi di percorrenza tra Roma e Pescara sotto le 2 ore per affermare definitivamente l'aeroporto d'Abruzzo e nel contempo rendere competitivo il trasporto mare-ferro-gomma tra il porto di Ortona e quello di Civitavecchia. Due i documenti presentati dalle opposizioni di centrodestra e del Movimento 5 Stelle sono stati bocciati e proprio i pentastellati dubitano invece che la maggioranza abbia cambiato idea. La giunta D'Alfonso continua di fatto, spiega il capogruppo Sara Marcozzi, ad appoggiare il progetto di un privato che impiega 6,7 miliardi di soldi pubblici per accorciare l'autostrada A24 e A25 di pochi minuti. E la provincia di Pescara invece annuncia l'avvio dei lavori dei cosiddetti tre ponti sul Saline che entro la fine del 2017 andranno a snellire il traffico sulla strada statale 16 nei comuni di Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi. Vediamo. Si parla di nuova viabilità per la provincia e si parla di un'arteria importante, tre ponti sul Saline, c'è stata la consegna dei lavori alla ditta. Quali saranno i tempi e soprattutto come cambierà la viabilità?
Intanto parliamo di un'arteria fondamentale per la provincia di Pescara, ma in particolare per una realtà dell'Abruzzo che concentra il massimo delle presenze tra Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Silvi, in una realtà che abbraccia tutta l'area vestina. Un investimento che consiste in circa 16 milioni di euro provenienti dalla Giunta dei Dominicis, amministrata come risorsa, quindi appaltata dalla Giunta Testa, e oggi da me portata avanti fino a compiersi il risultato, diciamo, più evidente per la collettività, cioè noi puntiamo a fine 2017 a inaugurare appunto anche il terzo ponte, quello che dalla Warner, per intenderci, va verso Città Sant'Angelo, quindi supera il Saline, verso l'ex, diciamo, area attrezzata per villaggio estivo, e in quella realtà, diciamo, dovrebbe a questo punto essere inaugurato questo ponte in acciaio, che è il più grande tra l'altro d'Abruzzo, sarà appunto anche attraversato dalle macchine oltre che dalle bici, e consentirà alla provincia di Pescara di ridare anche una funzionalità maggiore al sistema delle imprese, che da tempo reclamano appunto gli intralci derivanti dal traffico pesante, che più volte crea disagio anche e soprattutto la sera. Gli altri due ponti sono quelli che guardano più Città Sant'Angelo, e cioè quello che sfocerà dal lato dell'outlet di Città Sant'Angelo, e ancora l'altro che va nella zona di Villa Carmine, che è quello che più direttamente andremo a inaugurare sicuramente entro gennaio 2017, e nel mese di ottobre appunto poggeremo le travi, le prime travi, che saranno quelle sulle quali appunto si realizzerà questo tratto di strada sul ponte. E L'Aquila ospiterà un convegno dedicato alle scie chimiche, proprio la città, L'Aquila, che qualche giorno fa ha ospitato la Notte Europea dei Ricercatori. Puntava a diventare capitale della cultura, poi ha ripiegato, si fa per dire, su capitale del jazz e della ricerca, ma per un giorno L'Aquila sarà anche capitale delle scie chimiche. No, non è uno scherzo. La trasformazione sarà ufficiale all'Aquila tra circa un mese e mezzo, il 19 novembre, presso l'auditorium del parco, dove dalle 9 alle ore 18, organizzato dall'associazione Riprendiamoci il Pianeta, movimento di resistenza umana e alternativa riformista Umbria, si terrà il convegno Chemitrails, scie chimiche, geoingegneria e manipolazione climatica e ambientale, organizzato, specificano gli organizzatori, su invito e con il patrocinio del Consiglio Comunale dell'Aquila. Per la prima volta, dopo oltre 10 anni di irrorazioni quotidiane su tutto il territorio nazionale, un Consiglio Comunale coglie il problema e decide di ascoltare la voce delle associazioni e dei liberi ricercatori che studiano il fenomeno e lo documentano continuamente sul web. È il momento di dare testimonianza del senso di responsabilità popolare, che non può ignorare l'evidenza, non può e non vuole far tacere la propria coscienza, scrivono ancora. Invitiamo tutti i liberi cittadini e gruppi costituiti che hanno studiato, visto e capito la pericolosità di queste attività, a pronunciare la propria adesione e sostenerci. Renderemo pubbliche le vostre adesioni affinché le istituzioni capiscano che il popolo è vivo, è attento alla vita e non sostiene la distruzione del pianeta e della civiltà umana, concludono gli organizzatori. In democrazia, ognuno è libero di pensare ciò che vuole e sostenere qualsiasi idea, anche se la più bizzarra, ma l'iniziativa delle scie chimiche stride e parecchio nella città che qualche giorno fa ha celebrato la Notte Europea dei Ricercatori. E si terrà domenica 9 ottobre alle ore 11 nella prestigiosa cornice del Museo d'Arte Vittoria Colonna di Pescara l'importante seminario dedicato al trattamento delle alopecie, volto ad illustrare la gestione clinica e l'applicazione delle più comuni metodiche di indagine per l'individuazione degli aspetti clinici morfologici del cuoio capelluto legati all'anatomia, alla fisiologia e alla patologia del follicolo pelifero, che saranno utili per la diagnosi e gli indirizzi terapeutici. Il corso ha lo scopo di fornire a medici, farmacisti, operatori estetici, addetti ai lavori e quanti interessati alla materia le informazioni di base sull'anatomia, la fisiologia e le tecniche strumentali per la diagnosi e la terapia delle patologie del cuoio capelluto, focalizzando l'attenzione sui progressi, le innovazioni e l'utilizzo dei sistemi protesici in campo tricologico. Al tavolo dei relatori ci saranno importanti nomi della medicina a livello nazionale.
E nell'ambito del premio di Venanzo, inaugurata ieri sera la mostra fotografica di arte e cinematografia su Cesare Zavattini. Vediamo. Più di un centinaio di fotografie, mi chiedo, sono sufficienti per raccontare almeno l'essenziale di un personaggio del cinema italiano, di un protagonista del cinema, della letteratura, della pittura come Zavattini? Forse non sono sufficienti, però la mostra che abbiamo organizzato, proposto qui a Teramo, è una mostra attraverso la quale viene fuori uno Zavattini che ha tante cose da dire, ha tanti aspetti, tante forme di attività ed è abbastanza curioso che la facciamo in un premio come il premio dedicato a Di Venanzo, direttore della fotografia, perché Zavattini, è curioso, non sapeva fotografare, non sapeva usare la macchina da presa. Perché? Qual era un po' il centro importante dell'attività di Zavattini? È lo sguardo, il vedere, il guardare, e questo è il cinema. Il rapporto con De Sica di solito è quello che ha semplificato un po' tutto. Si dice Zavattini De Sica, si pensa a Ladri di biciclette, Suchat, e non si sa quanto lavoro c'è stato dietro, magari anche quanti conflitti. La mostra che questa sera inauguriamo a Teramo è dedicata a Cesare Zavattini ed è stata inaugurata lo scorso anno al Festival Internazionale del Film La Cena d'Oro di Avellino, che fu tenuto a battesimo nel 59 da Pasolini. Zavattini è stato uno dei presidenti, il più autorevole e più importante, e era doveroso da parte nostra tributare un omaggio a questo grande scrittore e artista che, come si vedrà in questa mostra, ha attraversato da protagonista tanti aspetti della letteratura e della cultura italiana del Novecento. E passiamo ora alla pagina sportiva. Il problema attacco continua a far discutere in casa Pescara. In una dichiarazione ai colleghi di Premium, il presidente Daniele Sebastiani ha affermato che in caso il Milan prendesse un altro attaccante sarebbe pronto a riabbracciare il bomber Gianluca Lapadula, che finora ha trovato poco spazio coi rossoneri. Intanto oggi ripresa degli allenamenti a Montesilvano, col Pescara che si proietta già al match del 15 ottobre con la Sampdoria. Il tecnico Oddo proverà in questi giorni delle alternative. Paolo Renzetti. 10 giorni per preparare la delicata gara casalinga con la Sampdoria. Per questo i biancazzurri sono tornati al lavoro con l'obiettivo di dimenticare il KO con il Chievo e concentrarsi sulla sfida con i blucerchiati di Marco Giampaolo. In queste ore il tecnico Massimo Oddo sta lavorando anche da psicologo per ricaricare il morale dei suoi ragazzi, apparsi comunque determinati a ripartire dopo il periodo opaco. Il tecnico pescarese può tirare un sospiro di sollievo, perché se è vero che dovrà rinunciare a Ray Manai alle prese con un infortunio alla caviglia, e altre è tanto vero che sono clinicamente guariti Baybeck e Pepe, che saranno dunque a disposizione per la gara che si giocherà tra 10 giorni. In questo periodo Oddo inizierà a focalizzare l'attenzione anche su un possibile e probabile cambio di modulo, anche se limitato ad alcune partite. Cambierà anche qualche protagonista. Proprio Baybeck e Pepe potrebbero rappresentare le novità nell'11 che scenderà in campo con la Sampdoria. Potrebbe essere concesso un turno di riposo a Memusciai con il rientro di Cristante, rimasto fuori a Genova e nella gara casalinga con il Chievo. Anche Valerio Verri, apparso un po' in ombra, rischia il posto. Intanto la squadra proseguirà gli allenamenti fino a sabato, quando si disputerà all'Adriatico una gara amichevole con la Primavera di Fabrizio Cammarata. Subito dopo i giocatori parteciperanno all'inaugurazione del nuovo store ufficiale biancazzurro. E alla ripresa degli allenamenti del Pescara ha parlato il portiere Alvano Bizzarri. L'estremo difensore invoca maggiore equilibrio nelle valutazioni e invita il pubblico a continuare a sostenere la squadra, come fatto anche nell'ultima partita persa col Chievo. Ascoltiamo. Sono le prime giornate, questa è una squadra che viene della Serie B, che deve prendere contatto con la categoria. Sono tanti ragazzi che è la prima volta che giocano in Serie A. Quindi mi sembra che stare in queste condizioni era un po' prevedibile. Se qualcuno ha immaginato che questo era un passaggio per il centro di Pescara, mi sa che avevo sbagliato. Semplicemente la squadra sa che deve migliorare, sa che può fare meglio soprattutto. E speriamo che nelle prossime partite riusciamo
a dare il massimo di noi stessi, no? Perché sappiamo che possiamo migliorare. Non dobbiamo cadere in questa sensazione di che quando facciamo una partita buona siamo d'Europa lì, dopo quando perdiamo due fila già siamo retrocessi, assolutamente. Perché ci vuole equilibrio, ci vuole consapevolezza di quello che siamo noi. Io quando sono arrivato il primo giorno ho detto questo è un cammino lungo e duro che si costruisce domenica dopo domenica. Non possiamo trovare oggi la risposta di quello che accadrà il 30 maggio. I piccoli punti che si guadagnano a ottobre, a settembre, te li ricordi molto bene dopo a maggio. Quindi quando le partite non si possono vincere bisogna non perdere perché tutti i punti sono importanti. È una cosa che ce la dobbiamo mettere in testa lo più velocemente possibile. Si posso fare un riferimento, speriamo che la gente e i tifosi di Pescara continuino a fare quello che stanno facendo perché veramente dobbiamo soltanto ringraziarli per quello che stanno facendo e che devono essere consapevoli che noi senza di loro diciamo non è che possiamo raggiungere l'obiettivo, quindi speriamo che loro continuino per quella strada pure. Andiamo in Lega Pro, il portiere del Teramo Francesco Rossi torna sulla gran parata di sabato scorso a Bolzano contro il Sud Tirol e parla dei progressi evidenziati dalla squadra nelle ultime tre giornate. Ascoltiamolo. La parata, appunto, la mano è stata messa, cioè è cambiata un po' la traiettoria perché la palla ormai, questo pallone si è calciato bene, si muove più volte dalla partenza quando arriva e quindi la mano devi cambiarla, quindi l'ho presa col palmo pieno e niente, è tornata indietro precisa. E, invece vabbè, sì, penso che stiamo facendo meglio appunto dal punto di vista difensivo, ma è cambiato penso tutto l'atteggiamento della squadra. Stiamo facendo meglio, anche i risultati stanno bene o male arrivando in queste ultime tre partite, però dobbiamo continuare a crescere perché all'inizio abbiamo perso parecchi punti, dobbiamo colmare quel gap che abbiamo lasciato all'inizio. Non lo so, penso che col Sant'Arcangelo siamo andati in crescendo anche perché la partita era 0-0, loro non hanno creato molto, alla fine abbiamo tentato di vincere questa partita, abbiamo sempre tentato di vincere, però siamo andati in vantaggio il primo tempo e dopo abbiamo cercato di gestire all'inizio secondo tempo e dopo loro sono stati gli ultimi 20 minuti, abbiamo dovuto soffrire un po', però comunque ci siamo difesi abbastanza bene. Penso che tutte le partite siano difficili in questo girone, tutte le squadre sono forti e il Padova è una delle primissime squadre di questo campionato. Penso che comunque noi dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo continuare questo periodo di crescita e sfruttare al massimo questo momento e continuare a portare a casa punti, cercando di possibilmente di portarne a casa tre. E sabato si alzerà il sipario sul massimo campionato di calcio a 5 e domani, in vista dell'avvio della nuova stagione, sarà presentata la formazione dell'Acqua e Sapone del patron Ennio Barbarossa. Il vernissage è in programma alle 18 a Montesilvano. Intanto, nella prima giornata di campionato, la formazione montesilvanese esordirà davanti al pubblico amico alle 18.30 per affrontare i laziali del Cogianco Genzano. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.